Ciao a tutti, ciao Unità Pastorale, ciao Mario, ciao San Vito, ciao Molina, ciao Leguzzano. Questa sera mi ritrovate da solo, gli altri sono già scappati via, evidentemente avevano fame. Allora, è stata una settimana super intensa, non perché siamo usciti dalle nostre case, ma continuiamo a rimanere a casa. È stata una settimana intensa perché il Papa, il Vescovo e logicamente ancora i nostri capi dell'istituzione sociale e civile stanno emanando discorsi, ordinamenti e quant'altro, ma in particolare per quello che ci riguarda un po' più da vicino nella nostra storia diocesana di questa settimana è stata molto intensa. Un vescovo che abbiamo visto a Monteverico ha affidato tutta quanta la nostra diocesi di Vicenza a Maria di Monteverico, poi ha scritto una lettera per tutte quante le famiglie, le giovani coppie, quelle che si dovranno anche sposare, vedremo un po' quando. E la trovate sempre nel nostro sito, che vedete il sito alla mia destra. E il Papa, che cosa ha fatto il Papa? Beh, ci ha radunati per un Padre nostro, se non sbaglio, mercoledì nell'ora di mezzogiorno, e poi ci ha radunati venerdì sera con un momento molto, molto, molto profondo. Anche qui trovate tutto quanto il testo integrale, sempre nel nostro sito, o comunque sia in internet, lo recuperate come e quando volete. Questa domenica è una domenica un po' particolare perché celebriamo il Vangelo della risurrezione di Lazzaro e allora volevo un po' collegarmi in un lancio molto molto breve. A che cosa? Beh, ogni sera sembra quasi di assistere a una sorta di bollettino di guerra per i contagi che aumentano e anche gli ammalati e soprattutto purtroppo i morti. Ma questa settimana con questo Vangelo la Chiesa ci vuole dare un po' più di sostegno e anche il Papa, con le sue parole, ci ha dato un po' di sostegno in più. E quali sono le parole del Papa? Beh, ve le dico. Consegniamoli a Cristo le nostre paure, perché Lui, Gesù, le vinca. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose più brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. E allora, come ogni settimana, volevo lasciarvi con un suggerimento, una canzone. Beh, la canzone questa settimana che vi lancio si intitola proprio Lazzaro e dice così all'inizio: alzati e cammina per scoprire di essere vivo come non mai. E per chi non l'avesse ancora riconosciuta, questa settimana vi propongo i Subsonica. Un ultimo avviso molto importante, ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa, ragazzi. Settimana Santa, sì. Allora, visto che la CEI ci ha dato alcune direttive, dobbiamo celebrare in diretta, non possiamo fare le cose in un secondo momento, non possiamo mandarvi video in un secondo momento, ma tutto sarà in diretta. Quindi domenica, la Domenica delle Palme, la celebreremo alle ore 10, purtroppo ancora a porte chiuse, ma potrete appunto seguirci in diretta sul nostro canale YouTube. Poi giovedì, venerdì e sabato santo, sempre in diretta alle ore 20, mentre domenica di Pasqua, 12 aprile, celebreremo sempre a porte chiuse, ma in diretta alle ore 10. Alla mia sinistra trovate come al solito la candela sul davanzale per un momento di preghiera. Mettiamo fuori le candele che abbiamo in casa, mettiamole fuori, accendiamole anche per 5 minuti solamente alla sera, meglio così si vedono ancora di più. E qua l'ultima cosa. La preghiera in famiglia trovate sempre nel sito oppure se fate un giro molto molto breve in chiesa. Ciao a tutti e facciamo una cosa bella, dai. Apriamo le porte e rispettando sempre i tempi, facciamo un giretto.